saperne respiro, un truffatore in alto, un trovatore perso, far sulla corda, salti da capo giro, passare muri e tenebre attraverso, come un cammello entrare nella bruna, vibrarmi e qui vista spiritato, uno che sa stradurare la luna, polsi di pietra ancora vado. Protagonisti sono Fiammetta, Filomena, Emilia, Elissa, Lauretta, Nefile, Panfilo, Pampinea, Filostrato e Dioneo. Ogni giornata ha un re o una regina che stabilisce il tema delle novelle. Due giornate però, la prima e la nona, sono a tema libero. L'ordine con il quale vengono ricantate le novelle è prettamente casuale, ad eccezione di Dioneo, il cui nome deriva da Dione, madre della dea Venere, che solitamente è nata per ultimo e non necessariamente sul tema scelto dal re o dalla regina durante l'arco della giornata, risultando così essere una delle eccezioni che Boccaccio inserisce nel suo progetto così preciso e ordinato. L'opera presenta invece una grande varietà di temi, di ambienti, di personaggi e di toni. Si possono individuare come centrali i temi dell'amore, della fortuna, della cortesia e dell'ingegno. Le novelle sono inserite, come si è detto, in una cornice narrativa, di cui costituiscono passi importanti il proemio e l'introduzione alla prima giornata, con il racconto della peste, e la conclusione, che offre le risposte dell'autore alle numerose critiche che già circolavano. La sua originalità ha per avuto seguaci nella storia della letteratura europea, anche in quella italiana. Riguardo alle sue censure, nonostante fosse considerato un testo proibito, ciò fin dal 1559, con l'introduzione della stampa, il capolavoro di Boccaccio divenne uno dei testi più stampati. Inoltre, intorno al 500, il cardinale Pietro Bembo lo definì il modello perfetto per la prosa volgare. La forte analogia del Covid-19 con la peste nera di quel tempo ci porta a fare almeno una considerazione. L'Italia, dopo la peste nera del 300,
si avviò all'era radiosa dell'umanesimo e del Rinascimento. Forse potrà essere così anche per noi. Un nuovo rinascimento, più rispettoso del pianeta e delle sue risorse, dei valori umani e dei rapporti economici. Noi giovani coviamo questa speranza. Inoltre preghiamo il gentile pubblico di spegnere i cellulari. Buon divertimento. Graziosissime signore ed onesti signori, a voi va il mio più sincero benvenuto. Chi sono io? Io sono Giovanni di Boccaccio, studioso e letterato illustre. Vissi nel 1300 tra Firenze e il Regno di Napoli. Mio padre mi voleva commerciante e mi fece studiare l'aritmetica, ma io, fin dal grembo di mia madre, ero disposto solo alla poesia. Sono qui stasera per presentarvi l'opera mia più famosa, il Decameron, il libro delle 100 novelle, dal quale questi giovani e ardimentosi attori vi presenteranno 4 divertenti racconti. Voglio spiegarvi un po' da dove è nato tutto questo. Dovete sapere che nel 1348 a Firenze ci fu una terribile epidemia di peste e la sofferenza mi spinse allora a scrivere una serie di novelle per distrarre un po' le menti e i cuori da tutto quel dolore. Immaginai così che un gruppo di 10 giovani, 7 donne e 3 uomini si ritirasse in una villa di campagna e lì trascorresse le giornate raccontandosi novelle, 10 per ogni giorno, per 10 giorni. Da qui Decameron, 10 giorni appunto. In queste novelle si vedranno storie d'amore tristi o liete e altre avventure avvenute sia nel tempo attuale che in passato, dalle quali le persone che le leggeranno potranno trarre allo stesso modo piacere per le cose in esse raccontate, ma soprattutto consigli utili, in quanto potranno sapere ciò che bisogna seguire e allo stesso tempo ciò che bisogna evitare. E non credo che questi pensieri possano arrivare senza che le loro pene se ne vadano. E se questo avviene, e voglia Dio che sia così, che ringrazino amore, che liberandomi dalle sue catene mi ha concesso il potere di soddisfare i loro desideri. A voi, Madonna e Messeri, va il mio augurio di un buon divertimento. Madonna e Messeri, buonasera. Kiki Bio è un cuoco veneziano, personaggio immaginario che appare nella novella Kiki Bio e la gru, quarta novella della sesta giornata del Decameron. Il tema dominante di questa giornata, la cui regina è Elissa, congenne le risposte argute e la loro efficacia. Questa è la storia divertente di Kiki Bio, assai spiritoso, che dopo aver combinato un bel pasticcio ottiene o non ottiene il perdono del suo padrone. La novella che i nostri autori presenteranno è tratta dalla sesta giornata, dedicata ai moti di spirito, alla capacità di usare la parola e il cervello. A Firenze, nel 300, vivevano dei prestigiosi banchieri, i Gianfigliazzi. Il più degno rampollo della famiglia fu Corrado, cittadino onesto e magnanimo. Ogni volta che poteva, si dedicava al suo svago preferito, la caccia con cani e falconi. Un giorno, mentre era a Peretola, vide una gru presso una palude. In men che non si dica, riuscì a catturarla ed ucciderla.
La prima scena, ambientata nella casa del ricco banchiere, inizia proprio con Corrado che ci racconta della sua battuta di caccia in cui ha catturato la gru di qui sopra. I personaggi di questa parte sono Corrado e Titi Bio, un cuoco veneziano. A voi, madonne e messeri, va il mio augurio di un buon divertimento. Buonasera a tutte, madonne e messeri! Sono Corrado Gianvigliazzi, famoso in tutta Firenze per la bella vita che faccio e per la mia passione per la caccia. Sono un cacciatore esperto e capace. Guardate oggi, sono stato a caccia a San Donnino. Guardate, guardate che bella gru grossa che sono riuscito a prendere. Farà davvero una bella figura in tavola. Giusto domani ho a cena ospiti di riguardo. Kiki Bio è il mio cuoco. Kiki Bio? Kiki Bio? Eccomi, messere. Guarda com'è bella grossa questa gru. Fammela rosso per domani e impegnati con tutta la tua bravura, perché ho invitato dame e gentiluomini con cui bisogna farsi onore. Non dubiti, messere, i suoi ospiti si leccheranno le dita per un pezzo. Sistemarla, ripulirla, aromatizzarla finché non la mise in forno. L'odore dell'arrosto usciva fin sulla strada e avrebbe fatto venire l'acquolina in bocca anche a un morto. Kiki Bio badava di tanto in tanto ad ungerla d'olio. L'odorino dell'arrosto usciva fin sulla strada. Ad un certo punto, quando la gru era ormai a fine cottura, entrò nella cucina una ragazzotta di nome Brunetta. Piacere, io sono Brunetta. Di cui Titi Bio era fortemente innamorato. Buongiorno Titi Bio, cosa preparate di buono per il vostro padrone? È una bella gru che Messer Corrado ha ucciso ieri e io l'ho tutta aromatizzata con le erbe. Sentite che odorino manda. Lo sento, sì. E che me ne daresti una coscia? Kiki Bio era così innamorato di Brunetta che le avrebbe dato tutta la gru. Ma poi avrebbe dovuto fare i conti con Messer Corrado, così rispose alla servetta. Voi da me non l'avrete, donna Brunetta. Voi da me non l'avrete. Oh, come siete poco gentile. Provate a chiedere qualcosa a me e vedete dove vi mando. Voi da me non l'avrete, donna Brunetta. Voi da me non l'avrete. Siete uno zotico. Voi da me non l'avrete. Non so cosa mi tenga da darvi questo vesto in capo. Voi da me non l'avrete. Boh, via, mi avete fatto proprio uscire dai gangheri. Credevate davvero che non ve l'avrei data? Non sapete che son cotto, anzi rosolato di voi? Ma voi in cambio cosa mi darete? Forse ho ottenuto quello che desideravo. Oddio, come brucia! Deve essere proprio buona! La mangerò qui con voi. Venne la sera. I servi apparecchiarono la tavola. Thank you.
Donna Elena, Donna Cristina, stasera siete davvero bellissime. Troppo gentile, come sempre. Messer Corrado, voi così capace cacciatore, che ci avete preparato di buono stasera? Ci stupisce sempre, ogni volta di più. Ieri sono stata a caccia in quel dei campi e ho preso una bellissima gru. Kikibio! Kikibio, avanti! Nell'imbarazzo di Kikibio, Messer Corrado si accorse subito che la gru era mutilata. Oh, Kikibio, come mai questa gru ha una coscia sola? Oh, messere, vi stupite? Tutte le gru hanno una zampa sola, per natura, e sono pronta a dimostrarvelo. Bene, domani mattina me lo dimostrerai. Se avrai ragione, sarai premiato. Altrimenti, saprò punirti come meriti. Sarà anche zoppa questa gru, ma è comunque ottima, ottima davvero. E poi con questo vino, una delizia, una vera delizia. Possiamo venire anche noi domattina. Sono curiosa di sapere come va a finire. Davvero, sono curiosissima anch'io. Volentieri, trattenetevi qui per la notte. Io si recarono a cavallo sulle sponde di un fiume, dove spesso sostavano delle gru. Kikibio tremava come una foglia al pensiero delle bastonate che avrebbe potuto prendere da Corrado, e intanto con lo sguardo cercava una gru. Che profumino, santo cielo, che tampa insopportabile. Non ti preoccupare, cocca, che prima o poi ci farai l'abitudine. Ecco, l'ho catturata qui a gru di Eru. Ah, davvero? Gli ospiti sono tutti presenti e faranno da testimoni. Allora, Kikibio, vediamo un po' chi ha ragione. Ecco, guardate quelle gru, signore. Esse hanno una coscia e una zampa soltanto, proprio come vi ho detto ieri sera. Davvero pensi che io sia così stupido? Aspetta che ti mostrerò che ne abbiano due. Giù l'altra zampa. A finire risposta, Corrado non riuscì a trattenersi da ridere. Hai ragione, Kikibio, avrei dovuto farlo. Oltre che bravo cuoco, anche cervello fino. Kikibio, ti faccio le mie scuse. Ora però torniamo al palazzo, che l'aria del mattino è piacevole ma traditrice. Possiamo venire? Sarebbe il colmo ammalarsi per vedere delle gru. Kikibio,
Per mostrare che non mi porti rancore, questa sera preparerai una cena come quella di ieri. Però sarai così generoso da pagare tutta spese tue, vero? Naturale, padrone. Non si preoccupi. Penserò a tutto io. Ah, e se vuoi un consiglio, pensaci tu prima di cuocere la gru a gridare oh oh. Capiti? Al volo, padrone. E concludiamo anche noi la nostra storia citando, almeno una volta, le parole scritte dal suo autore. Così, adunque, con la sua pronta e sollazevole risposta, Chichibio cessò la mala avventura e pacificossi col suo signore. La morale di questa novella è che Chichibio, con la sua parola pronta, coinvolge nel riso tutti gli astanti ed in questo modo si salva la vita. Questa masa del saggio si trovava nella bottega di San Giovanni
e visto Calandrino che stava osservando dei dipinti, le venne un'idea. Avviciniamoci a Calandrino, ma mi raccomando, facendo finta di non averlo visto. E poi? Lascia fare a me. Che scherzo ti è venuto in mente? Aspetta e vedrai. È davvero incredibile la virtù di quelle pietre. Ed io credo che la più straordinaria di tutte sia quella chiamata elitropia. Pensa un po', a vederla è una pietra come tutte le altre, ma possiede una sua virtù magica. Perciò chi la possiede in saccoccia diventa invisibile. Invisibile? Invisibile, ti dico, come se tu fossi fatto d'aria. Oh, guarda chi si vede. Non ci eravamo accorti che eri qui. Come va, Calandrino? Bene, bene. Ma di che pietra stavi parlando, Masa? Dell'elitropia, la pietra più straordinaria che esista. Ho sentito, ho sentito. E dove si trova questa pietra? Si trova nel paese dei Baschi, dove gli abitanti, pensa un po', lega le viti con le salsicce e ci sono montagne e montagne di parmigiano grattugiato sulle quali la gente fa rotolare valanghe e valanghe di maccheroni e ravioli. E poi, ai piedi di questa montagna, scorre un fiume pieno di vino, in cui non c'è nemmeno una goccia d'acqua. E tu ci sei stato in questo paese? Altro che... Sai, mi piacerebbe andarci una volta con te, per vedere quelle valanghe di maccheroni su quella montagna di formaggio e farmi una strippata mai vista. Ma senti, quella pietra magica si trova proprio solo in quel lontano paese. Beh, lì è una pietra comunissima, ma alcune anche qui da noi ci sono, per esempio sul greto del Mugnone. E come si riconosce dalle altre? E questo è il punto. L'elitropia è una pietra del tutto simile alle altre e non ha nessun segno particolare. Così può accadere che tu la trovi e non lo sappia. Quei discorsi avevano acceso in Calandrino una curiosità da non dirsi e si struggeva dal desiderio di andare sul Mugnone. Era una giornata caldissima d'estate e senza aspettarli imbrunire, di corsa e tutto sudato, andò a cercare i suoi amici, Bruno e Buffo al Macco. Amici, una novità meravigliosa! Credetemi, possiamo diventare gli uomini più ricchi di Firenze! Forza! Racconta, dici! Esiste una pietra, l'ho saputo stamattina, che se la metti in tasca diventi invisibile. Basterà trovarla e poi andare nelle banche a fare una bassa di tutto, senza che nessuno ci veda. Miliardari diventeremo, ma che dico, milionari! Vabbè, non perdiamo tempo, bisogna andare subito su Greta del Mugnone a cercarla, prima che qualcun altro la trovi. Se quello che tu dici è vero, questa è una cosa meravigliosa. E come si chiama questa pietra? Si chiama... Eti... Lepi... Oh, ma che importa il nome, quel che importa è trovarla. Giusto, e di che colore è? Nera per lo più. Perbacco, questa è davvero una gran fortuna che ci è capitata. Andare a cercare ora quella pietra non è il caso. Sul greto del Mugnone c'è pieno di lavandaie e di altra gente e vedendoci cercare tra le pietre potrebbero ammoscarsi qualcosa e metterci a cercare anche loro. Sai che faremo, Calandrino? Aspetteremo domenica mattina per andarci. Sei d'accordo? Va bene, ma non raccontate questa storia ad anima viva, altrimenti addio milioni! Messisi d'accordo, Bruno e Buffo al Macco andarono a cercare altri collaboratori per rendere più veritiero e divertente il loro scherzo. Prima si fermarono a conversare con due dame, loro amiche, che domenica mattina avrebbero dovuto imbattersi in Calandrino uscendo dalla messa e poi con due guardie di Porto San Gallo. Oh, donna Gloria, donna Miriam, che piacere incontrarvi. Sareste disposte a fare uno scherzo a un nostro amico? Oh, di che natura è questo scherzo? Perché se fosse volgare, ve lo potete anche scordare. E poi, se mi è consentito, chi è questo vostro amico? Lo conosciamo, forse? Questo nostro amico si è convinto che sul greto del Mugnone ci sono delle pietre che rendono invisibili. Si trovi... Su via. O che esistono persone che certe cose. Si tratta di Calandrino, donna Gloria. Lui è pronto a credere a tutto. Oh, povere noi, in che pasticcio ci si ammette?
ma la cosa si presenta divertente. Allora restiamo d'accordo, ma voi promettete di raccontarci come andrà a finire. Grazie, davvero. Si vestì ed uscì per andare a chiamare i suoi due amici e fare ciò che avevano stabilito. Tutti e tre, usciti da Porta San Gallo, si avviarono verso il Mugnone e, arrivati sul greto del fiume, Calandrino cominciò a raccattare pietre di tutti i tipi. Prima se le mise in tasca, poi nella veste. Si era caricato di tante pietre quante poteva portarne un ciuco e si muoveva stento per il peso. Quando Bruno, che gli stava dietro, esclamò, rivolta a Puffamacco: «Oh, ma Calandrino dov'è?» «Diavolo, dove si è cacciato? Era qui un momento fa!» «Ci giurerei, se è nato a casa a far colazione, lasciando noi a ammattire con queste pietre!» «Ho paura che tu abbia ragione, Calandrino ci ha menato il naso bene bene, e noi stupidi ci siamo cascati!» «Oh, che è possibile! Credere a questa ridicola panzana dell'elitropia, che rende invisibili chi la porta addosso! E ora che ci resta a fare qui? Andiamocene a casa anche noi!» «Sì, andiamocene, ma questa è l'ultima che ci fa Calandrino! Lo vedi questo bel ciottolo? Glielo tirerei su quella schiena!» «Perché io? Lo vedi quello bello grosso? Glielo tirerei su quella testaccia!» Calandrino, vedendo Bruno e Puffalmacco comportarsi così, credette veramente di aver trovato l'elitropia. Era convinto di essere invisibile e, chiotto chiotto, con tutti quei sassi, decise di tornare a casa. Sono invisibile. Ora ti vedi quando arrivo a casa. Stamattina e non mi vedevate, nemmeno le guardie mi hanno visto, nemmeno le dame, e per colpa di mia moglie questa sciagurata ha rovinato tutto. Oh, non lo sapevi che le donne fanno perdere la virtù miracolosa delle cose? Eri tu che dovevi avvertirlo al tuo rientro. Si vede che Dio ti ha voluto punire. Sì, perché avevi trovato la pietra e non hai detto a noi che siamo i tuoi amici. Ecco perché. Lo dicevo io, non c'entravo nulla, lei che tu sei magrullo, sai. Thank you.
La storia racconta l'amore di Federico degli Alberighi, ricchissimo nobile di Firenze, per Monna Giovanna, una delle donne più belle di Toscana. Per lei, Federico dilapida tutto il suo patrimonio, senza ottenere per questo favori in cambio. Infatti la donna è sposata e non può cedere alle sue lusinghe. Un giorno, Giovanna, rimasta nel frattempo vedova, si ritira in un suo podere per l'estate, sperando di migliorare le condizioni di salute del figlio, assai debole e gracile. Per caso, il giovane incontra il nobile Alberighi e, vedendo il suo falcone, lo desidera ardentemente, tanto da ammalarsi. Il tema principale è quindi l'impoverimento del ceto nobiliare con le sue antiche prerogative: la potenza, la cortesia e il codice d'onore, gli svaghi, feste e banchetti, e gli usi e costumi, ovvero la falconeria. Sono qui, in questa casa povera ma onorata, nella casa di Federico degli Alberighi, per una missione gioiosa, dopo tanti giorni di lutti e di lacrime. È una storia lunga, iniziata con l'amore senza scampo di Federico per Madonna Giovanna, la mia padrona, tanti anni fa. Un amore che portò quest'uomo degnissimo alla rovina. Più tardi, in campagna, Federico fece amicizia con il figlio di Giovanna, quel povero ragazzo, se ripensa a quelle ore. Sono giorni che il figlio di Madonna Giovanna non torna a giocare con me col falcone. Ho sentito dire che è malato, ma non so se è davvero cosa grave. Andare da lei mi è davvero impossibile. Non sopporterei la vista della donna per la quale ho inutilmente speso tutte le mie sostanze, e non sopporterei i suoi occhi, il pallore delle sue guance e quegli occhi dolci ma irremovibili. Certo, la sua onestà l'ha difesa dalle mie offerte d'amore quando era ancora sposata, ma ora che è vedova mi è ugualmente difficile avvicinarla. Temo un nuovo diniego, stavolta definitivo. Meglio sperare senza osare che osare e rischiare la fine di tutto. E c'è il figliolo che sembra lei, ah, quegli occhi, e mi ama come un padre, e mi rimane ancora il mio caro falcone, fonte di diletto e di sostentamento. Ma ecco che si avvicina il mio caro servo. Messere, mio nobile cavaliere, c'è una visita per voi. Ebbene, perché esiti? È una visita del tutto speciale, si tratta di Madonna Giovanna. Come può essere? Falla passare subito. Prego, Madonna, accomodatevi. Aspetterò il vostro padrone qui e scusatemi con lui per l'incomodo. Che tormento essere qui per chiedere a colui che per me si è rovinato proprio l'ultimo bene prezioso che gli è rimasto. Ma mio figlio è fermo da tanto tempo e dispero quasi di salvarlo. E lui desidera il falcone sopra ogni cosa al mondo. Ricordo ancora le sue stesse parole. Padre mio, se voi fate in modo che abbia il falcone di Federico, credo che guarirò presto. Devo avere quel falcone. A costo di implorare Federico, ma certamente acconsentirà. Sì, sì, vedrete che dirà subito di sì. Ma è giusto imporgli ancora un sacrificio. E quale? Per quale ricompensa, poi? Ed è giusto trarre profitto dalla nobiltà di un uomo a cui non si è concesso neppure uno sguardo. Certo, il suo onore, che mi darà perfino il simbolo della stessa cavalleria. Non so se ho fatto bene a venire. Ma certo, pensate a vostro figlio. Già, prima di decidermi, ho aspettato molti giorni, finché il mio povero figliolo non è peggiorato. E lui vale più dell'onore. Madonna. Ogni bene a te, Federico. Sono venuta per portare un poco di ristoro a chi grande danno ha avuto dall'avermi amata più di quanto sarebbe stato opportuno. Per questo ti chiedo semplice ospitalità. Madonna,
Siate pur certa che la vostra generosa visita mi è più cara degli stessi beni che ho spenduto in passato per feste e cerimonie in vostro onore. Ciò che mi rincresce ora è la povertà, che non mi ha consentito un'accoglienza migliore di questa. Ti prego, Federico, non so se la mia visita sia davvero fortuna. Ma permettetemi ora di ordinare qualcosa in cucina per il vostro desinare. Ma cosa potrò mai preparare per la mia Giovanna? La dispensa non offre vivande degne di una tal donna. Credo di aver trovato. A causa delle gravi ristrettezze economiche in cui si trova, non è in grado di offrirle un pranzo degno di una nobildonna. Decide quindi, per amore, di sacrificare proprio il falcone e di servirlo arrostito. Conversare con te, Federico, è un piacere degno di una regina, ma vorrei venire ora al motivo che, in aggiunta alla tua benevola compagnia, mi ha spinta fin qui. Non dubito che tu ora, ricordandoti della tua vita trascorsa, della mia onestà, che forse scambiato in passato per durezza e crudeltà, ti meraviglierai della richiesta che sto per farti e che a te sembrerò una pretesa indecorosa. Non è possibile che una vostra richiesta possa essere indecorosa. Federico, se tu avessi avuto dei figli, grazie ai quali soltanto si può sapere veramente quanto amore loro si porta, potrei essere certa che mi scuseresti almeno in parte per ciò che sto per chiederti. Chiedetemi qualsiasi cosa e non incolpatevi di nulla, ve ne prego. Ora, non potendogli evitare quelle leggi naturali che determinano la vita di una madre, mio malgrado e contro ogni convenienza, mi vedo costretta a chiederti in dono qualcosa che ti è caro più di ogni altro bene al mondo. E ti è caro a ragione, già che nessun'altra gioia e consolazione ti ha lasciato la sorte malvagia. E questo dono, il tuo falcone, del quale il mio fanciullo si è così tanto invaghito, che se non glielo porto, temo possa aggravarsi della sua malattia, fino a che io non lo perda per sempre. Perciò, ti prego, non in nome del tuo amore, per il quale non sei tenuta in nulla, ma per la tua nobiltà, che hai mostrato più alta che in ogni altro uomo, a consentire graziosamente a un dono così grande. Con esso potrò mantenere in vita mio figlio ed essere grata finché rimarrò in vita. Madonna, dopo che Dio è piaciuto che io riponessi in voi il mio amore, ho avuto molti motivi per dolermi della mia sorte. Ma tutto ciò è superato da ciò che essa mi fa adesso e non mi lascerà mai pace in futuro, soprattutto se penso che siete venuta alla mia casa, ora che è povera, mentre quando era ricca mai l'avete visitata. E se penso che siete venuta per un piccolo dono che io non posso offrirvi. Qual è la ragione di queste vostre parole? E il motivo di quel pianto? Il motivo per cui non posso concedervi quanto chiedete sarà presto detto. Non appena ho capito che volevate onorarmi con la vostra visita a pranzo, mi sono chiesto quale vivanda fosse degna di voi
e ho ritenuto che non potevo usare un cibo che si usa con le altre persone. Ma inutilmente, e ho maledetto i giorni in cui ho sperperato i miei beni per altri uomini e altri conviti. Ebbene, ma un tratto ho fugato la mia angoscia, poiché mi sono ricordato dello stesso falcone che ora mi chiedete e della sua bontà, e l'ho considerato onorevole cibo per voi, impiegandolo nel modo in cui allora mi è apparso migliore e offrendovelo così a tavola da devoto servitore. Solo adesso mi rendo conto che voi lo desideravate in ben altra maniera, ed è con dolore che non posso accontentarvi, un dolore che non lascerà mai più i miei giorni. Tu hai ucciso il tuo falcone per dar da mangiare a una femmina. La povertà non ha minato la sua grandezza d'animo. La speranza di avere il tuo falcone non esiste dunque più. E il mio povero figliolo, Federico, riconosco il tuo valore e la bontà del tuo volere. Mi congedo da te senza biasimo. Quanto tempo è trascorso da quel giorno di disgrazia e quante lacrime sono state sparse quando è morto il dolce figlio di Giovanna. Ma ormai non è più tempo di lutto e porto un futuro di gioia a Federico. Sono sicura che egli non crederà quasi alle mie parole. Gli dirò: caro messere, sappiate che Madonna Giovanna ha dovuto scegliere un nuovo marito, costretta via dai fratelli e dall'uso della società. E volete sapere come si è rivolta a loro? Preferirei restare come sono ora, così, senza consorte. Ma se davvero devo tornare sposa, allora non voglio un uomo che abbia bisogno di ricchezza. Che ricchezza che abbia bisogno di un uomo. Perciò non voglio altri che Federico degli Alberighi. Sarà la sua ricompensa per tutti i suoi sforzi e per la sua autentica nobiltà. E diverrà amministratore migliore dei suoi beni, dei nostri beni. Sì, i miei averi saranno suoi e anch'io sarò sua. Ha dunque scelto il nobile cavaliere Federico, contro tutte le obiezioni dei fratelli. Lodiamo Dio che ha ricompensato finalmente un animo così grande. Coprirai d'oro per un bacio mai dato.
un amore nuovo. Dedicata ai motti di spirito. Parla Dioneo, che ha l'onore e l'onere di concludere ogni giornata con una novella, che può non essere in tema, o anche può, decide lui, e racconta di un personaggio comico, un vero diavolaccio, dal nome emblematico di Fra Cipolla, il quale ama ingannare i contadinotti ignoranti con lunghi sproloqui senza senso, in cui emerge l'istrionesca abilità del frate, geniale inventore di trovate anche linguistiche, volte a sbalordire la folla, millantando al contempo di possedere prodigiose reliquie, naturalmente false, ma la gente ingenua ci crede e lo venera e gli tributa doni ed offerte. Non tutti ci cascano però, stiamo a vedere. Il Signore Dio ha voluto mandarci con questo miracolo. Il buon vento della sua sapienza e la bontà ben presto allontanerà codesta peste che subito gli uomini rovina. Il medesimo buon vento che mi condusse ad alleviare le pene delle anime vostre, mia devota e generosa gente. Vendo di elemosina. Ma dove siete stato tutto questo tempo? Venite a benedire la mia casa. È vero che siete stati in Terra Santa? È vero che in Malesina ci sono i cavalli con le robe? Sì. È vero che in Palestina non ci sono frati che prendono elemosine dalla povera gente? Lo Signore Dio vi benedica, brava gente, generose femmine, buoni uomini, e benedica pure voi, giovani di poca fede, che con animo poco benvogliente accolgono un umilissimo servitore del beatissimo Sant'Antonio, lo quale, magna cum generositate, preservò le contrade vostre dalla fame e dall'infedele. E cosa ci dite dell'epidemia di cagotto che ci ha colpito all'inizio della primavera? Mai tanti uomini smagrirono, ingrassando così tanto bene i campi come quest'anno. Un nefando odor di letame restò a lungo in tutta Certaldo e nelle vicinanze. È vero, è vero. Cosa dici di questo, il bellissimo Sant'Antonio? Ma la causa siete proprio voi, la poca fede, le poche limosine di giovani irreverenti e maliziati
hanno offeso Messer Sant'Antonio, costretto Siviglia a castigare tutta la contrada. Perciò che voi, divotissimi fedeli del beatissimo santo, comminate reprimenda agli fratelli vostri, afflitti dallo peccato. È vero, penditevi! Fra Cipolla ha ragione. Date un insegnamento a questa marmaglia. Via, via, fratelli. Perdonate per amor di Messer Sant'Antonio. Perdonate e dimenticate i dolori di panza avuti in primavera, affinché l'autunno, per grazia dell'illustrissimo santo, sia abbondante in cibo, legna, salute, figli devoti e poveri in gabelle, malanni, dissenterie e scorrerie. Giusto, lasciamoli stare, lo Sant'Antonio a noi renderà merito. Oh, quanto è grande la vostra bontà! Oh, quanto è grande la vostra pietà per i peccatori! Oh, quanto è grande la generosità vostra! Oh, quanto saggia e lodevole la vostra usanza di mandare ogni anno un po' del vostro grano e della vostra biada, chi poco e chi assai, a seconda quanto uno può e alla propria devozione, ai poveri di Messer Sant'Antonio. Che vi sia guardia dei buoi, degli asini, dei porci e delle pecore vostre, e che vi preservi dalle pulci, dai pidocchi e dalle febbri, per omnia sepula sepulorum amen. Amen. Che ciascun domani non manchi, quando udirete suonare le campanelle, verrete qui, fuori dalla chiesa, sul sagrato, dove lui terrà il sermone e vi dirà di baciare la santa croce, per omnia sepula sepulorum amen. Amen. Oltre a questo, vi mostrerò una santissima et miraculosa reliquia, la quale io stesso mi recai dalle sante terre d'oltremare, l'unica penna caduta su questa terra dalle ali dell'Arcangelo Gabriello. Ite e spargete la novella, portate con voi ammalati, donne gravide, vacche sterili e sementi nuove, che le divine virtù di quella penna possa miracolare, per omnia sepula sepulorum amen. Amen. Riferite ciò che ho detto, recate denari, offerti in pecuria et in natura, servus vostrum, vi benedico tutti. Ite, andate, andate e pregate, andate e tornate, tornate e donate. Frate Cipolla, vorremmo domandarvi una cosa. Domani, figliolo, domani. Vorremmo sapere se la penna dell'Arcangelo Gabriello è veramente l'unica. Certo, certo, umsum, io sono sicuro. L'unica? Ce n'è una sola? Non ce n'è mica un'altra per caso? Piano, novelli San Tommaso, piano. Voi non avete la fede, ma a me, che so frate, se vi dico che è l'unica, santa e benedetta, dovete credere. Fra Cipolla è un ottimo parlatore, crede di essere furbo, ma tu mi sembri essere più astuto di lui. Per come è vero che ho il nome Adriano delle Dragoniere, voglio fare una beffa al frate truffatore a proposito di quella penna. Ed io, Bruno Pizzini, ti aiuterò nell'impresa. Lo voglio buggerare stanotte. Mentre lo frate dormirà, io terrò a bada il suo servo, che a me giunse a chiamarsi Cuccio Balera. Oh, quella donna rigogliosa deve essere la nuta. Oh, quanto deliziosa si è fatta da a questa parte. Il frate dorme ed io vado a spassarmela con la nuta. Chi siete? Che cosa volete? Temo che morir d'amor dovrò. Se subito non vi allontanerete da me, mi metterò a urlare così forte che sveglierò tutta la locanda. Ma come, Nuta? Non vi ricordate di me? Messer Guccio dei Letamai,
Ora membranza mi giunge. Io non vi ho mai tolto dal mio cuore, seppure ad altre imprese fu chiamato. Come protettore dello santo frate ci porta, che sentite, udite, russà, si forte da far cadere gli angeli dallo paradiso. Io per voi ardo d'amore. La cipolla sta dormendo e tanto rumore provoca il suo russare che se crollasse la locanda non si sveglierebbe. Vado a vedere dove si è cacciato quel pischero di Puccio Balena. Ma non lo vedi? Ma non lo vedi? È là dietro con una donna piccola, unta e malfatta. La fortuna è della nostra, quel pischero è distratto. E fra cipolla sta dormendo. Dorme e russa così forte da far tremare tutti i muri. Ma dove sarà sta perla? Mai più in fede mia avrei sperato di rivedervi dopo l'accaduto nel cambio di rape, oh Guccio. Oh Madonna mia, allora membranza vi giunge. Poca cosa furono le bastonate che i contadini mi diedero per tutte le rape rovinate. Ma il rivedervi mi ha fatto dimenticare ogni dolore, oh Guccio. Oh nuta, nuta, nutella mia. Intendo mostrare una di queste penne ai certardesi. Mettile via tutte. Sì, e per non lasciare vuota la cassetta, riempiamola con sti carboni per il focolare. Guccio, dove stai? E fangiulli, popolo diletto, ascoltate lo santo frate Cipolla, per omnia seppula seppulorum amo. Amen. Giunto il momento che io vi mostri lo prodigio della santa reliquia, la santa penna.
dell'arcangelo Gabriello, quando egli venne nella camera della Vergine Maria per annunciarle che da lì a momenti sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. Dopo quell'annuncio se ne rivolò in cielo, donde era venuto. Ma mentre si sbrullava per prendere lo slancio, urtò all'angolo del soffitto e rimase volante e vagante quella penna che molti secoli dopo lo Spirito Santo m'ordinò andar ricogliere in terra santa. Per omnia sepula sepulorum, amen. Arcangelo Gabriello, fallo miracolo! Penna santa e benedetta, aiutaci tu! Silenzio, figlioli benedetti, preparate le vostre menti e i vostri cuori alla vista della santa reliquia, la santa penna, e ricordate, chi più avrà donato, più avrà. Dammi un po' la cassetta. Ecco la cassetta, per omnia sepula sepulorum, amen. Che ti pigliato un accidente? Oh mia, per tutti i diavoli! Oh Dio, sia sempre lodato la tua potenza! Figli miei, dovete sapere che durante le mie peregrinazioni in Terra Santa, il Dio mi fece la grazia di incontrare il venerabile patriarca di Gerusalemme. Costui, per reverenza dell'abito che porto, mi volle mostrare tutte le reliquie raccolte in questi anni. Egli, in principio, mi mostrò l'odito dello Spirito Santo. Dito dello Spirito Santo, salvaci dai pruriti della lebbra. Un'unghia dei cherubini. Benedette le unghie dei cherubini. Alcuni raggi della stella che apparì ai tre magi in Oriente. La stella cometa. E un'ampolletta con il sudore di San Michele. Meraviglia! Anche i santi sudano! Sudore di San Michele, liberaci dalla rogna! Quando combatté con il diavolo ed infine il patriarca mi volle dare in un'ampolletta alcune delle imprecazioni dei mercanti cacciati dallo Tempio da nostro Signore Gesù Cristo. A tutto questo aggiunse con generosità magna una delle penne dell'arcangelo Gabriello, che di questo già ho parlato, e mi diede i carboni con cui fu quel beatissimo martire di San Lorenzo arrostito sulla graticola. Miracoloso! Fammi guarire da tutti i malanni, imbregazioni dei mercanti, fate scappare tutti i briganti. Ebbene, chiodo della Santa Croce, facci passare tutti i dolori di capo. Ebbene, miei cari fratelli e sorelle, io porto la penna e l'arcangelo Gabriello, a ciò che non si guasti, in una cassetta, e i carboni di San Lorenzo in un'altra. Le due cassette sono così somiglianti fra loro che anche a un negligente chierico capita di prendere l'una per l'altra. Ecco quindi che io vi mostrerò i carboni con cui fu arrostito quel beatissimo martire, per riaccendere nei vostri animi la devozione più viva. San Lorenzo martire, aiutaci tu. Carbonella benedetta, fammi rivedere la luce. Silenzio, figliuoli, toglietevi i cappelli e cappucci e preparatevi alla vista dei carboni. E chiunque sarà toccato in segno di croce potrà star sicuro, anche in caso di incendio, di non bruciare, senza che se ne accorga. Venite! Una croce anche a me.
Crociatevi in fronte! Dateci il carbone benedetto! Toccate anche a me con lo santo carbone! Vedete il miracolo? Per quante croci io tracci, i carboni non si consumano mai, perché i pezzetti rimasti ricrescono ipso facto di notte, più grossi di prima. Ecco qui, cacipolla, un sacco di farina, un'opera di vino e una buona coperta. Vieni, donna devota, a te faccio dono di un intero carbone. Custodiscilo, perché è un carbone santo e benedetto. Esso ti sfamerà più del pane fatto con questa farina, ti darà più forza ed allegria del vino, e terrà lontano da casa tua ogni malanno e scaristia. Ti ringrazio, frate santo. La beffa l'ha giocata lui a noi. Dal suo dolce viso e dalla sua grazia, lo stesso vale per qualsiasi uomo, anche per me stesso e perfino per uomini più anziani, che, anche se hanno i capelli bianchi, sentono ancora gli impulsi amorosi. Ne sono testimoni Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Dante Alighieri, che, anche da anziani, hanno sempre gradito essere graditi alle donne. Non saranno quindi le calunnie degli invidiosi a farmi desistere dallo scrivere le mie novelle. Boccaccio, con questa novella, oltre a difendersi dalle accuse, dimostra che è impossibile ostacolare le forze e gli istinti della natura e che devono essere rispettati e seguiti. Nello scrivere queste novelle,
qualcuno mi rimproverà troppa licenza usata. Forse sarà proprio qualche donna bigotta a sporgere i rimproveri, che si preoccupa di sembrare buona più che di esserlo veramente. La qualcosa io nego, perché nessun argomento può risultare disonesto se espresso con onesti vocaboli, come io ho sicuramente fatto. E ora vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Questa rappresentazione e prima di dare la parola al nostro preside desidererei soffermarmi brevemente sull'intenso lavoro svolto da noi alunni delle classi terze per la realizzazione di questo progetto e sulla valenza formativa del fare teatro a scuola. Non è stato facile cimentarsi in un'opera teatrale del genere, incentrata sulla messa in scena di queste quattro novelle del Decamerone, capolavoro inestimabile della letteratura italiana del XIV secolo. Abbiamo costituito un vero e proprio laboratorio. Inizialmente siamo partiti dalla lettura del testo delle novelle per conoscere l'autore e comprendere il significato dell'opera. È stato condotto un preventivo studio analitico del Decameron di Giovanni Boccaccio. È stata realizzata un'attenta disamina delle parole, del loro significato e del messaggio nascosto dietro le parole. È stato un lavoro intenso, ma allo stesso tempo bello, gratificante ed emozionante, che ha notevolmente arricchito il nostro bagaglio culturale. Siamo sempre più convinti che una buona scuola non può prescindere dalla pratica teatrale. La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e comprovata. Abbiamo compreso che praticare il teatro significa vivere insieme ad altri un'esperienza comunicativa intensa e stimolante, sia dal punto di vista umano che culturale. Questa esperienza ha favorito in noi la presa di coscienza del proprio mondo interiore, il rispetto per l'altro, la comunicazione e la socializzazione, permettendoci inoltre di affrontare inibizioni ed insicurezze. Ha contribuito pure ad elevare la maturazione sociale di tutti noi, a farci interiorizzare il rispetto delle regole ed è stata molto utile per scoprire e superare stati di pudore, vergogna e paura. E adesso, prima di presentarvi i personaggi delle novelle, voglio ringraziare gli astanti che hanno assistito a questa rappresentazione. Un ringraziamento sentito va a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignore Francesco Sabino. Che ci ha onorati della sua presenza. Al Sindaco Gianni Papasso. E agli assessori comunali qui presenti. Un grazie particolare va alla Misericordia di Cassano e al suo presidente Domenico Martino. Qu-
quest'ultimo, sempre pronto a cogliere l'invito, offrendoci volontariamente il servizio di vigilanza, di ingresso ed uscita da questa struttura. Un sentito ringraziamento va a Francesco Mungo, persona garbata e disponibile nei confronti della comunità scolastica. Inoltre, desideriamo ringraziare Roberto La Regina e l'associazione Museo Stret Maestra per averci offerto alcuni oggetti di scena. Un grazie particolare va ad Aldo Jacobini, persona molto vicina alla scuola Troccoli, che ci fornirà del reportage fotografico di questa manifestazione. Si ringrazia inoltre Francesco Ciappetta per le riprese video. Per ultimo, non perché meno importante, vogliamo ringraziare l'addetto alle luci e al suono, Liborio Salerno. Ed ora passiamo alla presentazione dei personaggi. Iniziamo dagli allievi che hanno realizzato la scenografia. Ginevra Furiato, Sofia Furiato, Virginia Campanella, Greta Graniti, Sofia Trinchi e Jacqueline Manieri. Hanno ballato Desiree Alfano, Miriam Aloise, Luana Cavaliere, Francesca De Luca, Sofia Falbo, Zaira Giardini, Aurora Grandinetti, Beatrice Graniti, Camilla Lanzillotta, Giorgia Mignogna e Margherita Papasso. Vi presento ora i personaggi delle novelle. Per la novella di Chichi Bio e la Gru, i personaggi sono stati interpretati da Noemi Garofalo, Giorgia Antonica, Brigida Cosenza ed Edith Papasso. Mario Salis. E Corrado Gianvigliazzi è stato interpretato da Mattia Gallipoli. Per la novella Calandrino e l'elitropia, i personaggi sono stati interpretati da Gabriella Scorza, Fatima Ennassì ed io, Uzzo Gaia. Luca Brunetti. Calandrino è stato interpretato da Sara Vincenzi. Per la novella Federico e Giovanna, il falcone e l'amor cortese, i personaggi sono stati interpretati da Martina Riccio, Gloria Galizia, e Federico degli Alberichi è stato interpretato da Sofia Barra Parada. Per la novella di Placipolla, i personaggi sono stati interpretati da Stefano Graniti, Cipolla è stato interpretato da Igor Natale. Vi ha raccontato il nostro percorso di studio Ilaria Ruiu.
Per ultimo, ma non per importanza, Messer Giovanni di Boccaccio è stato interpretato da Manuela Fasanella. Adesso di invitare sul palco il team dei docenti. Organizzazione e coordinamento del progetto, il vicepreside professore Giacinto Ciappessa. Scenografia a cura della professoressa Emilia Macrino. Coreografie del professore Francesco Pitrelli. Sceneggiatura del professore Salim Malomo. Alla regia la professoressa Rosanna Ciappetta. Allora, un fuoriscena, dato che Rosanna viene al centro. Non lo sa nessuno questo. Allora, era il lontano 2001, ben 22 anni fa, quando fu contattato dalla docente di musica della scuola media di Sipari, la qui presente Rosanna Ciappetta. Ricordo benissimo quel giorno in palestra dinanzi ad un folto numero di studenti che avevano già ricevuto la propria parte da recitare sul palco e lei con il suo assolutistico ma democratico, serio modo di fare e di essere era riuscita a portar su una rappresentazione teatrale degna del suo nome. Le coreografie, Francesco, quelle mancano, mi dissi. Non avevo neppure terminato di proferir parola sulle scelte dei brani o delle movenze da inserire nello spettacolo che lei, con le sue competenze, il suo studio e la sua esperienza, era pronto a chiedermi qualcos'altro che potesse impreziosire il tutto. Sembra strano dirlo, ma l'intuizione era immediata ed eccoci pronti a portare in scena quello che il nostro intenderci aveva realizzato. Poi
fu trasferita nell'Istituto Comprensivo di Lauropoli e per qualche anno la collaborazione era rimasta in sospeso. Fu nel 2013 quando entrai a far parte di questa bellissima comunità educante, l'Istituto Troccoli. Ritrovai Rosanna, che da subito mi reclutò nelle attività teatrali per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Quante emozioni, quanti ricordi da non dimenticare, fino a giungere a questa nuova avventura, l'ultima forse, il Decameron. Beh, cara Rosanna, che dire, mi mancheranno i tuoi momenti di crescita, le ore trascorse con i ragazzi nelle aule scolastiche a trasferire idee, la tua vocazione per il teatro e per la musica, le lunghe conversazioni, le parti e i copioni che gli studenti hanno avuto il piacere di memorizzare con te in questo bellissimo percorso scolastico che si appresta a terminare. Quello che posso augurarti e il ringraziamento che posso farti questa sera davanti a questo attentissimo pubblico è espresso in un aforisma di un grande attore comico di tutti i tempi, Charlie Chaplin. La vita è un'opera di teatro che non ha prove iniziali, quindi canta, ridi, balla, ama, piangi e vivi intensamente ogni momento della tua vita, prima che cali il sipario e l'opera finisca senza applausi, e te, di applausi, ora te ne meriti tanti. Vorrei invitare sul palco il preside, il vescovo e il sindaco. Ora. Grazie mille a tutti per essere qui. Questa serata fantastica, davvero. E davvero complimenti a tutti. Il professor Giacinto non finisce mai di fare il suo lavoro, come vedete, anche in questo momento, insomma. E credetemi, è davvero davvero un onore essere alla guida di un istituto comprensivo del genere, perché stasera abbiamo visto, come dire, una parte di tradizione sicuramente di questo istituto, ma anche un'eccellenza. Davvero un'eccellenza di cui dobbiamo andare fieri e di cui veramente dobbiamo portarla sul palmo della nostra mano. E davvero, davvero un grazie a questi ragazzi che hanno lavorato intensamente per questo lavoro, con dedizione, con attenzione, ci hanno messo impegno e ci hanno emozionato. Un grazie ovviamente anche a tutti i docenti. E perché, guarda, vi faccio una piccola confidenza, proprio in questi giorni mi sto occupando della cioè la dirigente dell'IA, che la saluto qua, che l'anno scorso mi ha preceduto, per la liquidazione del fondo d'istituto, cioè per pagare i docenti che hanno fatto tutti i corsi di extracurricolari. E se vi dico cosa noi andremo a dare a questi docenti, guardate, è abbastanza ridicolo. Quindi c'è tanta passione, c'è tanta dedizione, c'è tanta voglia di fare e c'è tanta voglia di lavorare per questo istituto è praticamente gratis, insomma. E quindi di questo posso essere solo che tantissimo onorato, davvero davvero onorato. Quindi ringrazio tutti davvero per questa splendida serata e vi ripeto, è un'eccellenza che dobbiamo coltivare e che dobbiamo mantenere. Bravo. E quindi questa sera ho una vocazione in più, perché sapete, abbiamo una crisi di vocazione, quindi stasera ho scoperto che questo ragazzo in pectore farà il vescovo da grande. Ti sto facendo un bel complimento, non ti preoccupare. Io voglio fare solo una constatazione, se me la consentite. La scuola Troccoli non si smentisce mai e ci stupisce sempre, perché adesso stavo facendo una memoria
di questi 8 anni, di tutte le volte in cui ho partecipato, tranne chiaramente il tempo del Covid. Questa scuola, caro dirigente, lei primo anno qui, è giusto che lei sappia che questa classe docente e i ragazzi che si susseguono ogni anno a conclusione dell'anno fanno delle rappresentazioni di altissimo, altissimo livello, perché forse, consentitemi di dire, siccome il 300 l'ho studiato abbastanza bene, voi oggi, questa sera, mi avete dato l'occasione di fare un confronto ancora una volta fra, che dire, Beatrice, Dante, Fiammetta, Petrarca, Laura Petrarca e Fiammetta Decamerone e il Boccaccio. Guardate che Decamerone, se non fosse tardi mi piacerebbe parlare un po' di Decamerone, c'è stato anche un bellissimo, qualche volta qualche battuta tra il bigottismo, una specie di, come devo dire, di religione del passato, e soprattutto il confronto tra tre modi di amare, no? Voi sapete che la grandezza di Boccaccio è che ha il coraggio di recuperare anche una dimensione più carnale dell'amore, no? C'è stato quel ragazzo che ha fatto un bel complimento a una ragazza, adesso mi sfugge qui, insomma, no? E lì c'è stato, tutto Boccaccio c'è stato lì. Dove? Ecco, vieni qua. Sei stato bravissimo, eh? Si vede che tu da grande farai il Don Giovanni, eh? No, ne so con me. Questo farà il prete. Tu farai il Don Giovanni. È stato un grande. E poi soprattutto la ragazza che si... Dove sei la ragazza? Eri tu. Lei che si è lasciata... Questa ha fatto tutta prima la pudica, poi invece si è lasciata andare. L'avete capito, no? Perché Boccaccio è questo, Boccaccio è proprio questo. Soprattutto rispetto a Beatrice e rispetto a Laura. Cosa voglio dire? La scuola Toccoli è una scuola seria. Ha una classe docente che accetta le grandi sfide. In un territorio difficile, però, la scuola Toccoli è sempre un gran laboratorio educativo, culturale, artistico. Perché poi la bellezza è che sono riusciti sempre a mettere in ogni rappresentazione i diversi linguaggi, la musica, la danza, il teatro. Chi vi parla, io sono innamorato del teatro. Io vi dico un po' la mia debolezza, io sono brechtiano. Bertolt Brecht mi ha sempre catturato, poi mi ha catturato anche Samuel Beckett, Ionesco, il teatro dell'assurdo, perché il teatro, ragazzi, il teatro è una forma bellissima per capire la vita e anche, attenzione, per liberarsi. Si dice in termini tecnici che il teatro è catartico, è purificatore ed è molto importante. L'altra sera devo dire, ecco caro sindaco, quando io spesso mi arrabbio, sapete perché? Cassano è una città dalle mille potenzialità, dai mille talenti, dai mille carismi. Io non capisco perché dobbiamo sempre essere all'oggetto della cronaca nera. Cassano non lo merita, voi non lo meritate, d'accordo? Non lo meritate. Io spesso me la prendo con un certo sistema anche comunicativo. Io mi chiedo, lunedì sera qui c'era un'altra scuola che ha fatto una presentazione straordinaria, ha denunciato tutta la questione dei pusher, dei trafficanti di droga. C'è stata la scuola Lanza, no? Che hanno fatto una bellissima rappresentazione teatrale. Stasera un'altra stupenda rappresentazione, la scuola Toccoli di Lauropoli. Mi chiedo domani quanti giornali parleranno di questi stupendi ragazzi, di questa classe docente, di questo dirigente. Quanti giornali ne parleranno? Nessuno. Però forse domani avremo ulteriori notizie negative su Cassano. Allora, Cassano, questi ragazzi meritano di più. Io dico, partiamo da loro, partiamo da queste belle docenti che abbiamo. Lei va in pensione, ma io le do un consiglio, lei non vada in pensione. Cioè, va in pensione secondo la legge, ma lei sarà, penso, sempre una risorsa per questa scuola, perché lei è carismatica, lei è competente, quindi tutta la sua bellezza che l'abita, soprattutto attraverso il teatro, attraverso la musica, la metta sempre a disposizione. Poi non perché io ho un debole, prese io un debole,
perché è un laico molto serio nella mia comunità diocesana. Facciamo un applauso a Giacinto, perché Giacinto non si tira mai indietro e riesce a mettere insieme impegno familiare, impegno diocesano, impegno di fede e impegno scolastico. Quindi, carissimo sindaco Cassano, che qualcuno ne possa dire, Cassano, grazie anche a ciò che abbiamo visto questa sera, ha un futuro, perché ha un presente, e ciò che è negativo denunciamolo, però diciamo anche che Cassano ha splendidi talenti, splendidi carismi, però lasciatemelo dire, genitori, impegniamoci tutti, perché mi stavo chiedendo, questi stupendi ragazzi e ragazze, che faranno dopo 18 anni? Andranno via? E questa è la mia amarezza, forse non lo sapete, la Calabria ormai è come popolazione al di sotto di 1 milione di abitanti, perché ogni anno purtroppo i giovani vanno via. Io non mi rassegno, io mi auguro che questi stupendi ragazzi, dai tanti carismi e tanti talenti, possano solo restare qui, ma tocca a voi ragazzi rendere più bella Cassano, perché Cassano ha un patrimonio di valori e un patrimonio artistico culturale straordinario. E quando andrete via voi di terza media, ricordatevi, dite sempre grazie alla scuola Troccoli, perché io posso testimoniare in questi 8 anni che la scuola Troccoli è stata sempre una scuola di eccellenza. Auguri e grazie a voi. Buonasera a tutti. Io mi associo ai complimenti che ha fatto testé Monsignor Savino, ci siamo nuovamente, e il livello cresce, Monsignore. Dobbiamo essere veramente felici e soddisfatti, perché qualche sera fa qui parlavamo anche della nascita, della formazione di una nuova classe dirigente. Questa sera, dopo quello che abbiamo visto, ma peraltro siamo abituati, ci avete abituato, non poteva essere diversamente, perché insieme a Vesco sono più anni che veniamo, no? E quindi abbiamo modo di constatare che il livello cresce sempre e sempre di più. Io di questo non posso che essere orgoglioso. Ovviamente il ringraziamento sentitissimo va ai ragazzi, complimenti, siete il presente e il futuro, la speranza, Monsignore, perché Cassano spera soprattutto in loro. Poi c'è una classe docente che è veramente all'altezza, mi complimento con voi, non soltanto con coloro i quali si sono impegnati per la rappresentazione teatrale dirigente, ma anche con tutti i docenti del Troccoli e insieme con voi ovviamente tutti i docenti che esprime la comunità di Cassano. Dirigente, complimenti, grazie per quello che ha fatto insieme a questi ragazzi. Saluto anche la dottoressa Delia. Per esempio, quante volte sono andato all'Ipsia, quante volte sono andato al liceo scientifico e al liceo classico. Guardate che Cassano ha delle scuole di eccellenza, e lo dico perché noi dobbiamo parlare bene di Cassano, per favore. Parlare male è la cosa più facile, è lo sport più comune, ma vogliamo, come si fa questa sera a parlare bene della scuola Troccoli? Abbiate pazienza. O non è così? Non è così, sindaco? Ora, perché non dobbiamo parlare bene? Perché dobbiamo maledire e non benedire? Una cosa che a me fa soffrire come vescovo è quando sento chiacchiericcio. Mi disse una persona, purtroppo, adesso ve lo dico, qualche settimana che entrai in diocesi, mi dice: cioè lei dovete stare attento. Che cosa? Io lì non capì, al bocca aperta, lì non ho capito, bocca aperta, ero proprio prime settimane, ero confuso, cercavo di capire, però ho capito che significa bocca aperta, no? Ecco, alle bocche aperte noi contrapponiamo le bocche chiuse, o quando le bocche sono aperte, per favore, apriamole per il bene. Scusami, sindaco. No, per chiudere, perché altrimenti allunghiamo e sbagliamo. Monsignore, ci sono i ragazzi, ci sono i docenti, però ci sono queste belle famiglie che io abbraccio e ringrazio sentitamente, e vi dico, andiamo avanti, viva Cassano.
Bene, grazie a tutti allora per la splendida serata, davvero. Complimenti ancora ai ragazzi, complimenti a tutti i docenti, complimenti alla nostra vicepreside che ancora ce la teniamo stretta fino al 31 agosto, quindi è presto ora per i saluti, ancora c'è tempo, insomma, e poi avremo anche possibilità comunque di collaborare ancora, perché esistono le collaborazioni esterne, ricordatevelo, quindi insomma non c'è fretta di salutarla, insomma, invece ci salutiamo stasera con un grande saluto, una buonissima serata, ed ecco, è verissimo quello che ha detto Sua Eccellenza, quello che ha detto il sindaco. Portiamo quello che di buono facciamo, mostriamolo. È un'immagine positiva che dobbiamo assolutamente mostrare a tutti. Questo è assolutamente determinante. Buonasera a tutti. Insomma. Me lo dai a Mario, scusa? Sì, ti devi cambiare. A Mario. E dopo?